Salve a tutti ragazzi, bentornati qui su Max and the Curse of Brotherhood e ovviamente su Quei Due sul server 2. Come potete vedere la situazione è veramente incasinata, stiamo scappando dal castello di Mustacio e abbiamo anche salvato nostro fratello Felix. Il problema è che Mustacio se l'è ripreso, chiuso in una specie di palla d'acciaio. Andatevi a rivedere gli scorsi gameplay per rendervi conto del bordello nero che abbiamo dovuto fare per arrivare fin qui, sani e salvi. Ah, Mustacio ha tirato fuori nostro fratello dalla palla. Chi stai richiamando? E sta merda adesso cos'è? Ok, a quanto pare dovremmo stare attenti al ponte che crolla. Ce n'è più di una di sequenza in questo gioco in cui crolla tutto quanto, compreso il vaffanculo. Tosto. Ok, ho capito quello che devo fare. Fortunatamente lì va in rallenti, quindi mi dà il tempo di reagire. Calmi, qua ci sta soltanto da saltare questi schifi. Vi rendete conto del bordello nero che c'è qui? Credo di aver capito come fare, però è difficile farlo in maniera corretta. E dai, cazzo, ci sei andato sopra! Non lo so, forse sbaglio modus operandi. Potrebbe essere che io non sia proprio bravissimo a fare questa roba. No, avevo capito, soltanto che sbagliavo l'inclinazione di quella cazzo di liana. Questo è il castello di Mustacio. Dov'è Felix? Eccolo! Si è pure glitchato un attimo, Felix. Oh, mi illudevo che fosse giunta la fine. Mi illudevo bellamente di ciò. Va bene. Ah no, aspettate che mi stavo perdendo una roba. Con tutta sta lava non li vedo i zompacchioni, questi cosi qui. Oh. Aspettate, c'è di sicuro un sistema un po' più sicuro per arrivare a... a morire. Ah, lì c'è pure un occhietto di Mustacio. Però mi sa che ci abbiamo poca. Infatti, come cazzo ci arrivo là sopra? Meglio non fare cazzate. Sì. Cioè, se io prendo l'occhio, come torno in drio? Vabbè, però lo facciamo. Prendiamo l'occhietto. Ne ho lasciati indietro parecchi, ragazzi, lo so, me lo dite spesso sotto i commenti, però non riesco a vederli tutti, semplicemente. Non... Ah no, però si torna tranquillamente. Oh, yes! Sì, certo. Fanculo. Questo gioco ha questa componente di timing che è stata introdotta a un certo punto grazie a questa roba, che è davvero mostruosa. Mi sono dato pure sta cosa in testa. Ottimo, mi porto dietro sto coso perché è un'arma più che valida. Una volta infuso con il potere del fuoco, che Dio sa perché è viola e non rosso, forse per non confondersi con la lava circostante, posso usarlo come arma. Avrei dovuto fargli una forma un po' più... Sono stato un po' un coglione. Avrei potuto fare una cosa un po' più... Alright. Allora, questo lo usiamo per rompere queste cose. E lo usiamo pure per attaccare questi schifi. Vediamo un po'. Qui c'è sto ponte che crolla. E adesso? Come
Come cazzo arrivo dall'altra parte? Mi sa che devo riavviare? Mi sa che il ponte me lo devo fare di corsa? Perché... Alzati, inquadratura di merda. Niente. Niente. Porco giù. E adesso proviamo a farci il ponte tutto di corsa. Vabbè, era una cazzata. Io mi sono... Oh, wow. Mi sono perso nella... Guardate, io non me l'aspettavo che sarebbe stato così facile eliminare quel coso, ma in effetti... ci stava tutto. Questo lo togliamo di mezzo, questo adesso lo facciamo a forma di... ecco. No! Affanculo. Facciamo così, va. Ci creiamo una scaletta e lo andiamo a ciullare. Ragazzi, quale bellissima strategia che ho escogitato per... aspettate. Caputtana. Lo sapevo, fanculo. Allora, qua dobbiamo soltanto stare attenti al tempo del... Perfetto. Proprio il contrario di quello che avrei dovuto fare. Yes. Immaginate questo gioco con il sistema di morte e salvataggio di Dark Souls. Sarebbe un disastro. Sarebbe il gioco più difficile in natura. Questo oppure un Ori and the Blind Forest. Insomma, sarebbe comunque un incubo assurdo. Aspetta, questa cosa d'acqua non ci permette di dondolare come dovremmo. E là. E adesso che cazzo dobbiamo fare? Davvero? Davvero, porca troia. Aspettate. Oh merda. Queste sono le cose che mi fanno uscire fuori di testa. Forse mi è chiara una cosa. Ok. Cazzoccola. È un disastro. Allora. Forse non devo fare una cosa poi troppo al volo. Forse è sufficiente fare questo. Porca ciapù. Wow! Madonna, ragazzi. È veramente incredibile. È veramente incredibile quello che ti costringe a pensare a sto gioco. Bello, 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 bello. Mi chiedo se esista l'idea di farne un 2. Non vedo perché no, cioè è un giochino che funziona da Dio. Allora, per prima cosa rendiamo offensivo questo coso qua. Spacchiamogli sto merdo da sotto i piedi. E poi? Ok, forse ho capito. Ok, fin qua diciamo che ci siamo. Bene, bravo coglione. Questo, facciamo questa roba qui. Poi prendiamo l'occhietto di mustacio che non guasta mai. Ce ne torniamo nella nostra postazione iniziale del vaffanculo che siamo morti e non dovevamo. Ragazzi, se sentite un po' di rumore di fondo, è perfettamente normale perché oggi, dopo tantissimo tempo, ha finalmente deciso di fare un po' di pioggia. Non pioveva da tantissimo, mi stavo veramente preoccupando. L'Italia si sta seccando come un deserto. Un inverno molto strano questo.
In realtà sta facendo diversi inverni strani in questi ultimi anni, eh. Sono tutti inverni molto... molto africani come temperature. Yes! E adesso? Cosa io devo fare per... immagino che devo... Sì. Che rompipalle che sono sti cosi. Mi sta venendo l'epilessia con quella luce là in basso, ragazzi, non fissatela. Ma che cazzo? Ok, ok, ok. Sì. Wow, 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 wow. Adesso? Sì. Che casino. Che brutto casino, ragazzi. Wow. Che, però che spettacolo. Guardate poi che bella visivamente questa parte. Veramente bella, bella, bella. Questo Max and the Curse of Brotherhood. Oddio, posso usare le liane per attaccare la corrente. Giustamente. C'erano già 25 meccaniche di gioco molto interessanti e funzionalissime. Aggiungiamone un'altra, la corrente elettrica. Immagino che se questo gioco fosse uscito negli anni 90 sarebbe diventato un classico come i Odyssey e Exodus. Quello è effettivamente un classico del videogioco. Lo è diventato a ragion veduta, eh. Sì, ok. Non è che ci volesse poi tantissimo, eh. Ok, ok, ok. Calmi, sangue freddo. Quello è lunghissimo. Sì. Ma perché? Aspettate, ma qui c'ho... qui non ho la liana, qui c'ho vaffanculo. Sono proprio un cretino. Sapete che vi dico? Forse qui è il caso di fare una roba un po' più scalabile. In che senso, dite voi? In questo senso qui. Vabbè, qua sono stato coglione io, lo ammetto. Dobbiamo prendercela con più calma. Così, 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 così. Ok. Ma dai, ma certe volte non si appende sta merda. Adesso con tutta la calma del mondo, senza saltare. Ok. Ok. Wow. Wow, 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 ok. Dobbiamo arrivare là sopra. Dobbiamo arrivare alla liana, tutto qua. It's easy. It's easy. Ok. Allora, la liana mi serve semplicemente per stare fermo. Dopodiché possiamo tagliarla. Ok. Felix, hang on. I'm gonna stop him. Ok, ragazzi, qui purtroppo la camera ha smesso di registrare, ma il gameplay è stato registrato comunque. Vi faccio questa traccia audio per farvi capire, magari velocizzerò i tentativi per farvi vedere qual è la parte che manca. E adesso ricominciamo lì da dove sono arrivato. Ok. Ecco, inizia benissimo questa nuova parte.
Siamo arrivati, credo, al boss. Fermati così posso schiacciarti. Il pavimento si rompe in alcuni punti. Uno, due. Tosto, ragazzi, è tosto. Porca troia. Qui bisogna essere semplicemente veloci come serpenti. C'è poco da fare. Tutto timing qui. Ah, ok, non mi fa... Porco Giuda, che casino. Ma posso sparare in faccia a lui, tipo? Secondo me è un'ottima idea sparargli in testa. Yes! Porca troia, che bordello. Allora, c'ha diversi tipi di attacco. Questo attacco qui che alla fine colpisce a terra, l'importante è... Oh merda. Oh, possiamo colpirlo allora. Qui che cazzo abbiamo? Yes! Non ho capito, qual è il punto? Non capisco, qual è il senso di picchiarmi con... Quando si arrabbia poi fa questa qui. E quando fa quella cosa lì noi possiamo andare a rompergli i coglioni in faccia. Sì, fermati. Dobbiamo collegare sta roba elettrica, non so per quale cazzo di motivo. Dai, colpisci. Dai, colpisci. Dai, colpisci, adesso si incazza. Ok. Dai, zitto. Vabbè, una volta capito il meccanismo, diciamo che diventa abbastanza semplice fregarlo. Fanghete. 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 Bravo, bravo Mario, così si fa. Porca puttana, diventa veloce. Devo riuscire a collegare quei due poli là in alto. E devo riuscirci anche abbastanza in fretta, se vogliamo. Ma vaffanculo. Allora, se io lo colpisco così... Non so che cazzo ottengo. Cristina da pena. Sulla mano, ok. Devo fermarlo così. Ottimo. Bongete. 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 Sì. Cuocervi la mano. Così. Porca puttana. Che abbia una sorta di HP questo cazzo di mostro? Probabilmente sì.
Anche se vorrei capire come usare i due poli là in alto, perché di sicuro c'entrano qualcosa. Oddio, ma lui ha sulla testa... ha sulla testa dei conduttori. Immagino che io debba indebolirlo fino a che i conduttori non si attivano. E a quel punto dovrei riuscire ad attaccare i poli sulla sua testa. Sì, per forza è così. I suoi capelli stanno prendendo fuoco. Come i suoi capelli prendono fuoco, magari quando si sarà incendiata tutta la testa, ecco qua. Faccio molto poco caso a questi dettagli, quella frangia. No, anche perché adesso ho capito come si deve fare, quindi sono molto impaziente di arrivare a una conclusione. Ecco qua, bene. Adesso vomita. Sempre che non aggiungano altra roba alla routine di sto stronzo. Mano destra, via. Mettiamoci di lato perché adesso deve vomitare. E là, in faccia. Perfetto. Cuociamogli la mano, perfetto. Vomitone allegro e in faccia. Boom. Sto friggendo la testa di mio fratello. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta, ragazzi. Ho battuto il boss, o perlomeno mio fratello ingigantito. Are you okay? Felix. Max, you saved me. You little rat. My machine. My plan. You lost. Stay away from him! We're getting out of here! Oh, you want to leave? Then... Gli si è crepato il castello. E siamo rimasti in piedi soltanto noi. Vabbè, tipica cosa da cartone animato della Anna e Barbera, proprio. Ragazzi, sono commosso. Ho portato a termine una delle ultime due serie di questo canale. Now what? I'm not sure. Max, you completed what I could not. Our land is safe. Mamma mia, che brutto il modello della vecchia. E ragazzi, ce ne andiamo a casa. Ce ne andiamo a casa con Felix. Immagino che adesso Felix smetta di dar fastidio a Max, di rubargli i giochi, queste cose qui. Vi ricordate come è iniziata questa serie, il primo episodio di Max and the Curse of Brotherhood? Oh. Un finale... Quello no, quello no. Ah, ok, sta ricominciando a spaccargli i giocattoli. Ah no, ha usato il pennarello. Bellino, veramente bellino. Molto semplice, molto...
molto tranquillo come trama, vabbè, ma non ci voleva una grande trama con un gameplay della Madonna come questo. Va bene ragazzi, serie finita, spero vi sia piaciuta e spero, la cosa che spero di più è che molti di voi l'abbiano comprato sto gioco e l'abbiano giocato, perché d'altra parte è per questo che noi portiamo dei gameplay sul secondo canale, non per sostituirci a voi nel giocare, ma semplicemente per farvi vedere dei giochi che magari non comprereste perché non sono strapubblicizzati, perché non sono marchiati Ubisoft. E mi fa piacere quando mi scrivete nei commenti che avete comprato certi titoli e che ve li siete goduti. Affanculo alla pubblicità, mi fa piacere che la curiosità vinca su tutto. Grazie ragazzi e alla prossima.